Un uomo è un uomo, una parola è una parola e stavolta è stata mantenuta. Restituita a Roma fresca di restauro la Fontana delle Api di Piazza Barberini da parte dei Paesi Bassi. Dopo gli atti di vandalismo compiuti il 19 febbraio 2015 dagli ultra del Feyenoord a seguito della sconfitta nella partita di Europa League contro la Roma, un gruppo di mecenati olandesi ha raccolto fondi per consentire il recupero artistico di due fontane romane, una in Viale Tiziano e l'altra in Piazza Barberini. La fontana, avendo l'adduzione dell'acqua che scorre continuamente, è uno dei monumenti che più di ogni altro si degrada, si deposita il calcare, ci sono gli attacchi da parte degli agenti atmosferici con piante infestanti e quant'altro, e quindi a distanza di 20 anni dall'ultimo intervento era ormai tempo di rimettere mano. Siamo quindi molto grati ai Paesi Bassi, all'Olanda, per avere trovato due società private che hanno voluto finanziare il restauro. Realizzata da Gian Lorenzo Bernini, la Fontana delle Api è stata scelta dai mecenati per l'intervento di restauro perché realizzata dallo stesso autore dell'opera della Barcaccia ai piedi di Trinità dei Monti, assalita e rovinata in più punti dagli hooligans olandesi. Un gesto simbolico che vuole esprimere le scuse dei Paesi Bassi e la vicinanza tra le due nazioni. I cittadini olandesi che di fronte allo scempio della Barcaccia fatta dai tifosi hanno deciso di prendersi in cura il restauro di una parte del patrimonio della città, di una serie di fontane. E questo è un bellissimo gesto, è una fontana splendida di Bernini. Originale fontanile a forma di conchiglia, la Fontana delle Api è stata ideata nel 1644 su commissione di Papa Urbano VIII. Interamente in travertino, l'opera è caratterizzata dalla presenza di tre api, figure araldiche della famiglia del pontefice e dalle quali sgorga l'acqua. Oggi, dopo 60 giorni di restauro, si può ricominciare ad ammirarla in tutto il suo splendore.